Non siamo in ritardo però, eh. No, perché quando le cose sono importanti la sposa arriva sempre un pochino in ritardo. Questa sera su Radio Frenote non avremo una sposa, però avremo una persona molto speciale. Con lei si sposano molti dei nostri interessi e dei nostri sogni, quello di viaggiare ad esempio. Lui si chiama Luca, non vado oltre, anche se attraverso la nostra pagina Facebook e non solo abbiamo già presentato la sua storia, la sua esperienza fantastica. Quindi sarà sicuramente una puntata molto speciale, direi unica, quindi mi permetterete un inizio scontato. Beh, merita, merita. Angelo merita, vero? Davvero, merita davvero. Perché, come tu hai già presentato poco fa, abbiamo questo ingegnere che si chiama appunto Luca Capocchiano, che si è fatto niente proprio di meno che il giro del mondo in Vespa, eh? È vero Luca? Sì, ciao Angelo, ciao, ciao Don. Ciao, ben arrivato su Radio Frenote. Grazie. Grazie. Benvenuto. Quindi raccontaci un pochettino, perché io sono andato un po' a visionare un po' della tua storia, no? Quindi tu nasci come telemetrista. Io sinceramente quando ho letto sta parola ho detto... Voglio sentire il significato proprio dalle sue parole. Cioè Luca, ecco, dalla sua voce. Tu chi sei? Appunto, raccontati, eh? Beh, io sono Luca prima di tutto. Il telemetrista era semplicemente il mio lavoro. O meglio, un lavoro che facevo qualche anno fa. Se avete mai visto le gare di moto in televisione, prima della partenza, quando le moto sono già schierate, prima che si spenga il semaforo, vedete sempre dei tecnici con le cuffie in testa e il computer in mano vicino alle moto da corsa. Sì. Io ero uno di quegli omini lì con il computer in mano e mi collegavo con un cablaggio alla centralina della moto per leggere un po' tutti i parametri vitali, sia di funzionamento del motore, della ciclistica, sospensione elettronica e quant'altro, e sia di taratura di tutti questi sistemi che sono necessari nelle moto da corsa, sia per sicurezza sia per prestazione. La famosa elettronica di cui si parla tanto in campo di competizioni automobilistiche e motociclistiche nel mio caso. E io ho iniziato a fare quel lavoro lì subito dopo essermi laureato. In realtà quello che è sempre stato il mio obiettivo era di diventare quello che in gergo si chiama l'ingegnere di pista, che è un po' l'angelo custode dei piloti, ovvero le moto da corsa sono oggetti abbastanza sofisticati e difficili da mettere a punto, da gestire. Sì, e i piloti hanno sempre dei problemi, perché sono come dei vestiti che vanno adattati su misura, sulla taglia, sui gusti, sulle preferenze dei singoli piloti. Il lavoro dell'ingegnere di pista è quello di trovare l'idea giusta per risolvere i problemi dei piloti. È un po' il responsabile tecnico, se vogliamo dire, un po' il capo all'interno del box, e ovviamente c'è bisogno di un po' di esperienza prima di arrivare a ricoprire quel ruolo lì, ed è il motivo per cui la gavetta classica passa attraverso il ruolo di telemetrista, che è quello... Comunque adesso io sto postando sulla nostra pagina Facebook la tua foto da telemetrista, te lo dico. Okay. Ecco, che così ti potranno vedere. Che è nel tuo sito, adesso subito andate a vedere... Ero più giovane. No, non è vero. Quindi... Finito questo momento, diciamo, da telemetrista, ti è venuta l'ispirazione di dire: beh, perché non affrontare un viaggio, ma anziché con una moto veloce, bensì con una Vespa, giusto? E hai fatto il giro del mondo proprio con la Vespa. Sì, in realtà era un sogno, una promessa che feci a me stesso più di 10 anni fa, a differenza di molti miei coetanei, io ho 37 anni, io penso che molta gente sogna, molta gente ha degli obiettivi anche ambiziosi quando si è, diciamo, in quella fascia di età che va dall'adolescenza fino ai 20-25 anni. Sì. Troppa gente abbandona questi sogni perché si scontra con la vita che è dura, è difficile, e la scelta facile è sempre quella di dire: sì, è vero che sognavo di fare questo, avevo promesso di fare quell'altro, ma a 20 anni si dicono tante stupidaggini. Io credo che a 20 anni siamo uomini fatti, finiti, sappiamo perfettamente quello che vogliamo, ed è
ed è sbagliato liquidare come scemate che si pensano a 20 anni quelli che sono sogni. I sogni hanno una dignità e hanno diritto a esistere, e io credo che bisogna lottare per realizzarli, non per riuscire, ma per provarci. Questo se lo meritano. Come dice il Don, anche Don Roberto, tu parli sempre, che dici dei sogni, che i sogni bisogna cercare di inseguirli e se possibile di realizzarli. Anche Don Gallo, il Don Andrea Gallo, che è stato un simbolo, anche lui dice... Anche se ultimamente ho un'altra... visione. Io penso che siano i sogni che ci rincorrono e a volte noi non ci lasciamo prendere. Va bene. Luca, va bene. Se io ti dico 1000 anni al mondo, 1000 ancora, che bell'inganno sei, anima mia. Cosa ti viene in mente? Mi viene in mente quello che è probabilmente il mio cantante preferito, cantante riduttivo in questo caso, Fabrizio De André, che tra i tanti capolavori ha scritto anche questo, che è una delle canzoni del suo ultimo album. Ed è una canzone molto significativa per me, perché mi ha accompagnato durante la fase di preparazione del viaggio stesso, un periodo che è durato, come vi ho detto, più di 10 anni. È una canzone che è un capolavoro, qualunque brano che venga analizzato è pieno di significati, ma per me c'è una parte in cui si parla dei sogni e di abortire i propri sogni. Che per me ha sempre rappresentato qualcosa di molto importante. Io ho abortito il sogno di un amore bellissimo e infinitamente splendido, come solo gli amori che si provano a 20 anni possono essere. E l'ho abortito con tutti il dolore e l'elaborazione del lutto che ne consegue. E da allora mi ero promesso di non abortire mai più nessun sogno, perché è come uccidere un bambino, uccidere un sogno. E per questo motivo questa canzone è sempre stata importante per me, e soprattutto quando dice mi sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. E poi si è guardato piangere uno specchio di neve e visto di spalle che partiva. Quindi mi sono sempre immaginato l'immagine della mia partenza, e così è stata. Allora l'hai introduci tu questa canzone, l'annunci tu? Anime salve di Fabrizio De André. Cosa vedono i tuoi occhi ascoltando queste note? Ah, mi perdo un po' nei ricordi. Io spessissimo cantavo durante le mie ore di sella e De André era uno dei brani più gettonati. Ho riconosciuto anche la voce di Fossati. Assolutamente, sì, tutto l'album Anime Salve è stato fatto in collaborazione con Ivano anno, Fossati. Anno più o meno? È stato il suo ultimo, direi 96-97, okay. Se non sbaglio è morto 2 anni dopo, quindi... Bene. Io starei una vita ad ascoltare Fabrizio De André. Però che dire, tu hai scelto questa canzone Anime Salve, ma tu ovviamente ti reputi anche un'anima salva, perché dopo aver fatto un viaggio così lungo in Vespa, comunque sei qui a raccontarcelo, quindi... Io mi ritengo, sì, un'anima salva, salvato dal viaggio. Perché per me era una necessità, non era assolutamente uno sfizio o qualche cosa da fare solo per fare il figo, tra virgolette. Per me era condizione necessaria per la sopravvivenza, per evitare di diventare un matto, un depresso, un frustrato. Non avrei potuto continuare a vivere, sopravvivere con questo sogno abortito sulla schiena. Quindi sì, il viaggio mi ha salvato. Io ho fatto un viaggio lunghissimo, impegnativo, ma non serve fare un viaggio lungo così. Il viaggio è un balsamo, è un viatico per i mali dell'anima, per qualunque tipo di negatività che abbiamo dentro noi. Ma la posologia è soggettiva, non serve fare un viaggio di un anno e attraversare il mondo. Può bastare molto meno. Io però vorrei che il messaggio che passasse del mio viaggio è che
è importante ritagliarsi il proprio tempo. Io ho fatto un viaggio particolare, l'ho fatto da solo, non bisogna rifare una cosa come quella che ho fatto io. Quello che è importante è... Perché sembra anche parecchio azzardata, cioè fare un viaggio così. Poi sapere anche tutti gli stati che tu hai toccato, perché comunque... Cioè anche quello è importante tutti sapere. Tutti i continenti. Tutti i continenti, no. sì. Però sì. Ripeto, può essere sufficiente ritagliarsi un periodo di tempo che non può essere troppo breve. Un paio di settimane è una vacanza, non è un viaggio. Sono due cose molto differenti. Però può essere sufficiente un periodo relativamente breve e non è neanche necessario, secondo me, andare all'estero o cambiare continente. L'importante è... ritagliarsi uno spazio per se stessi fuori dalla nostra vita ordinaria, quindi mettere in stand-by un attimino la nostra vita quotidiana di tutti i giorni e prendersi un tempo che può essere di riflessione su quello che è stata la nostra vita fino a questo momento e di progetti per il futuro. Insomma, ognuno ci può leggere quello che vuole. Com'è stato confrontarsi anche con delle popolazioni che tu hai dovuto incontrare, giustamente, perché il viaggio ti ha portato anche a incontrare popolazioni di diversa, voglio dire, di diversa anche idea religiosa, piuttosto che modi di vita, ecco, differenti dalla nostra, da quella... Questa è la cosa che più mi piace raccontare alla gente, è che io in un anno di viaggio, 40.000 chilometri, 5 continenti, 29 paesi attraversati, ho avuto zero problemi con le persone. Io solo ho avuto del grande aiuto, dell'appoggio, a livelli anche difficilmente immaginabili per la nostra cultura, per come siamo abituati noi. Una cosa... che è trasversale alla nazionalità, alla religione e che è secondo me molto bello, molto poetico e che chi meno ha più facilmente condivide. Questa è una regola universale, trasversale, in qualunque continente, in qualunque zona geografica io mi sia trovato, ho ritrovato vera questa regola qui. E non ho avuto alcun problema con le persone, come ho detto, soltanto dell'aiuto e quello che mi piacerebbe trasmettere, anche se mi rendo conto che chi ha un pregiudizio difficilmente si fa convincere semplicemente dalla mia testimonianza, che non esiste uno scontro di culture. Questo è un tema molto attuale con quello che è recentemente Infatti. Successo. Cercano con più o meno malizia di far passare l'idea che esista un'ostilità di una parte del mondo nei confronti dell'Occidente o viceversa. Se esiste questa ostilità è a un livello che non tocca le persone normali, non tocca le persone di strada. Gli scontri sono a livello politico, a livello economico. Quindi partono sempre dall'alto. Assolutamente sì. Da chi governa. Io che ho viaggiato per strada e ho incontrato la gente di strada, non ho avuto nessun... neanche sintomo di ostilità nei miei confronti, tutt'altro. Ho trovato sempre della grande voglia di aiutarmi, voglia di soprattutto in questi paesi che mediaticamente sono tartassati da noi, cioè hanno una pessima immagine, una pessima reputazione. Questo scatena in quelle popolazioni la voglia di dimostrare che non è così. L'esempio più eclatante dal mio punto di vista è stato l'Iran, che è lo stato canaglia, ci hanno insegnato a chiamarlo, ci insegnano che ci vogliono far passare l'idea che sia un paese ostile, un paese di estremisti, un paese che non ha tolleranza. Io su tutte le popolazioni che ho incontrato, l'Iran è di gran lunga il paese dove mi sono sentito non solo non in pericolo, ma protetto dalla popolazione stessa. Un livello di ospitalità, di aiuto che è oltre la nostra stessa immaginazione. Potrei raccontarvi mille aneddoti. Quindi tu venivi accolto anche da queste persone, ti accoglievano nella propria casa, se avevano la casa. Io in Iran sono stato circa 3 settimane e avrei potuto dormire ospitato ogni giorno da persone che incontravo per strada, ma semplicemente mi fermavo a fare benzina e sempre si raggruppava un po' di gente a farmi domande. Io ho viaggiato senza GPS durante il mio viaggio, questo mi ha costretto, tra virgolette, a chiedere costantemente informazioni sulle strade, e questo però è un aspetto positivo perché mi metteva
mi forzava a mettermi in contatto con le persone del posto. E in Iran veramente avrei potuto avere ospitalità ogni notte, e ero io che rifiutavo per imbarazzo, non certo per paura, ripeto, perché si percepiva che non era assolutamente, la realtà era molto diversa da quella che siamo abituati a sentirci raccontare. Come vi parlavate? Con che lingua ti intendevi con loro? In Iran è uno dei paesi più difficili sotto questo aspetto, perché trovare qualcuno che parla inglese è difficilissimo, perché l'insegnamento stesso della lingua è proibita a scuola. Però la cosa bella che ho potuto constatare è che quando due persone hanno voglia di comunicare, di comprendersi, l'ostacolo linguistico si supera facilmente. Con le mani, con i gesti, c'è sempre la possibilità di farsi capire. Poi lì nel dettaglio più spesso succedeva che qualcuno chiamava al telefono un amico che sapeva tre parole di inglese e quindi, che bello. E quindi faceva via telefono da traduttore per magari 20 persone che si erano radunate lì, e ciascuno voleva fare una domanda al viaggiatore strano occidentale su quel bizzarro mezzo giallo che vedevano davanti a loro. Gli iraniani fanno anche domande stranissime, ti chiedono come prima domanda che lavoro fa tuo papà o come si chiama tua mamma. Sì. Nemmeno chiedere chi sei tra un po', fanno domande, cioè come ti chiami. Fanno domande che suonano bizzarre alle nostre orecchie. Perché a noi di solito viene, cioè incontri una persona, ti viene subito da dire chi sei, da dove arrivi, cioè esatto. Ti interessa più il personaggio che hai presente davanti. Invece esatto. In questo caso loro chiedevano informazioni riguardo alla tua famiglia. Tantissimo sulla famiglia. Che bello. Era tra le prime domande. Molto spesso ti chiedono di che religione sei. E hanno una grande confusione tra cristianesimo, cattolicesimo. Insomma, fanno un po'. Non hanno molto le idee chiare, ma cercano subito di mettere in chiaro che loro sono musulmani, ma non sono come quelli che voi vedete alla televisione. Noi non abbiamo nulla contro l'Occidente, non abbiamo nulla, anche se non credi in Dio. Quindi sono più belli dal vivo che in TV. Sono splendidi, sono splendidi, ed è un parere, tengo a sottolineare, che non è solo il mio. Io viaggiando ho incontrato tantissimi viaggiatori, molti dei quali sono passati per gli stessi paesi, e chiunque è stato in Iran ha lo stesso identico giudizio che io ho appena espresso. È bello. Proprio un paese che è straordinario sotto questo punto di vista. Ascolta Luca, tu ti senti un servo disobbediente alla legge del branco? Sì, sì. In un certo senso sì, non sono mai stato una persona conformista, assolutamente. Quindi anche in questo senso mi sento uno fuori dal branco. Perché De André lo canta, ecco, nella sua canzone che tu mi hai suggerito. Sì, e questa c'è un verso che è famosissimo tra gli appassionati di Fabrizio, che è questa è un'invocazione laica a un Dio perché volga uno sguardo benevolo a questi servi disobbedienti alle leggi del branco e a chi viaggia in direzione ostinata e contraria. È un verso semplice, leggero, ma potentissimo, perché non invita alla disobbedienza, ma invita semplicemente alla non uniformità nei confronti di un mondo che spesso va in una direzione che a noi non sembra quella giusta, ma per comodità la scelta facile è sempre quella di uniformarsi. E invece cantare la benevolenza verso chi sceglie la direzione ostinata e contraria è un verso di una potenza devastante. Allora la lanci tu. È smisurata preghiera di Fabrizio De André, mi sento inadatto. Padre Alex Zanotelli, missionario, in una delle sue frasi più belle che mi ha sempre colpito dice: io sono le persone che ho incontrato. Questo è verissimo. Tu quante persone sei? Se fosse vero alla lettera sarei una moltitudine di persone, perché un viaggio lungo un anno attraverso tutti gli stati che ho attraversato e nel modo in cui l'ho attraversato ti porta inevitabilmente a conoscere una moltitudine di persone, e alla fine del viaggio è un po' come sabbia tra le dita, quelle che rimangono sono le pietre più dure e più preziose,
Sono forse una decina gli incontri speciali, persone con cui sono ancora in contatto e credo che rimarrò a lungo, perché sono ovviamente i viaggiatori sono una categoria particolare di persone e se ne incontrano e sembra magia, dopo 3 minuti che ci si parla, ci si conosce, sembra invece di conoscersi da una vita, e se ne incontrano ed è uno degli aspetti meravigliosi di viaggiare. Hai sentito che bello? Io starei altro che un'ora. Allora, ma non è vero che le vespe si rompono sempre? Ma tu sei soddisfatto della scelta del tuo mezzo? Sì, sono soddisfatto. Nel mio caso era il viaggiare in vespa era una condizione, diciamo, insita nel sogno, nella promessa che avevo fatto a me stesso di un giorno io girerò il mondo intero su una vespa, quindi faceva parte del progetto. Volevo una vespa d'epoca semplicemente per motivi estetici, tra virgolette. Mi piacciono le vespe vecchie, anni 60, anni 70, piuttosto che quelle più moderne. Sono assolutamente soddisfatto. Se tornassi indietro ripeterei la scelta. Se però avessi la possibilità di tornare indietro cambierei qualche cosa, nel senso che io sono partito, ho fatto il mio viaggio con una vespa che aveva a 40 anni e prima di partire ho fatto un tagliando molto leggero, molto, molto pane e salame, diciamo, cambiando qualche pezzo del motore, insomma un tagliando che normalmente si potrebbe fare prima di andare a fare una scampagnata. Io invece sono partito per attraversare tutto il globo. Tornassi indietro farei una revisione più significativa, più sostanziale, considerando che una vespa di 40 anni ha tutti i pezzi che hanno 40 anni, non soltanto il motore. E io ho avuto tantissimi problemi tecnici dovuti soprattutto a migliaia di chilometri effettuati su strade in condizioni terribili. Fuori dall'Europa le strade non sono come quelle che conosciamo noi. Io ho viaggiato sempre carico di bagagli, benzina e lubrificanti, olio che si trovano in giro sono spesso di qualità. La tenda ovviamente. Certamente tende sacco a pelo, però diciamo che per la vespa è stato probabilmente più duro di quanto non sia stato per me. Per me è stato più facile adattarmi, la vespa ha sofferto molto, si è fermata spessissimo e tornassi indietro la preparerei meglio e questo credo che consentirebbe non certo di azzerare gli inconvenienti tecnici, ma di ridurli notevolmente. Io ho avuto dei periodi interi in cui non c'era un giorno in cui non avessi i ferri in mano per sistemare qualche problema. Questa è una parte che tornassi indietro cercherei di evitare. Un po' come qua in radio, comunque. Ok. Ma io l'ho visto in qualche video che era lì, smontava sta vespa a pezzi, poi la rimontava. Insomma, era anche un... diciamo in questa veste anche di meccanico, quindi sì, che poi io con le mani sono abbastanza scarso onestamente, quindi ho dovuto fare di necessità virtù. Io ho sempre avuto le vespe, ma ho sempre fatto i lavoretti che fanno i ragazzini, insomma cambiare il motore, la marmitta per farla andare un po' più forte, ma non avevo mai fatto degli interventi significativi, sostanziali. Invece in un viaggio del genere si è rotto di tutto sulla vespa, non solo del motore ma anche del telaio, le sospensioni, il poco che c'è su una vespa si è rotto tutto e quindi ho dovuto imparare a sistemare e con i pochi attrezzi, ricambi e soprattutto lavorando per strada. Raramente avevo la possibilità di avere un'officina, più spesso io dovevo lavorare dove si fermava la vespa. E infatti ti sarà capitato anche di fermarti in zone desertiche. Esattamente. Dove non c'era nessuno. Non c'era niente e nessuno. Pensa a te. E questo è quello che forse quello che mi ha messo più in difficoltà è stato quando la vespa si è fermata in posti dove non doveva, dove dentro un deserto oppure sotto una nevicata dove faceva molto freddo o al buio, insomma. Questi sono stati momenti in cui ero veramente in difficoltà e li ho risolti semplicemente con la determinazione a non smettere di cercare una soluzione, una determinazione che sfocia quasi nell'ostinazione, cioè continuare a cercare una soluzione fino a quando non la si trova. Questa è la caratteristica che mi ha aiutato a completare tutto il giro, non certo la mia capacità meccanica, perché non ero un meccanico, non lo sono tuttora. Quindi fortunatamente la vespa è facile da riparare, quindi ci si impara.
però mi ha messo in difficoltà, questo aspetto mi ha messo molto in difficoltà. Bene, e non hai mai pensato che ci fosse, per dire, non so, una persona che ti possa aver aiutato, che ne so, magari in quel momento, in quella situazione? Un passeggero invisibile. Invisibile. Noi ne parlavamo prima con Luca. Lui tranquillamente racconta la sua esperienza, anche la sua esperienza di rapporto con l'alto, con l'altro, ecco, quindi senza... Sì. Noi mettiamo Lisa. Noi l'abbiamo... cioè, ci è venuto così di dirlo. Io credo, ho molta fiducia nell'uomo più che in qualcosa di trascendente. Penso che dentro di noi abbiamo delle risorse che sono assolutamente insospettabili fino al momento in cui non ne hai bisogno e le tiri fuori. Faccio un esempio banalissimo. Sono partito a ottobre da Genova e mi sono sempre mosso verso est. Il mio viaggio è un giro del mondo in questo senso. Sono partito da Genova in corso Italia e sono andato verso est e non ho mai invertito la rotta fino a ritornare al punto di partenza, sfruttando la forma geometrica del pianeta Terra. Però partendo a ottobre, di fatto ho sempre inseguito la brutta stagione, quindi mi sono trovato per interi periodi d'inverno e ho trovato tantissimo freddo. Sono stato fortunato con la pioggia e con la neve, ma non con il freddo, ne ho preso veramente tanto. E mi sono trovato in inverno tra Turchia e Iran, mi sono trovato d'inverno in Nepal, mi sono trovato d'inverno nel deserto australiano che è freddissimo, mi sono trovato d'inverno in Sud America a scavalcare il crinale principale della cordigliera delle Ande, quindi a 4700 metri d'inverno in mezzo ai ghiacciai, fa veramente freddo. E quindi ho preso un freddo che mi sono stupito di non essermi mai ammalato, non ho mai preso un raffreddore o un'influenza, e non è normale, perché da quando sono tornato, che continuo a girare in Vespa, ma il mio bel raffreddore stagionale l'ho preso. Io credo che in qualche maniera durante il viaggio l'organismo sapesse che non era il momento adatto e non era permesso ammalarsi. E a questo tipo di risorse mi riferisco quando dico che l'uomo ha dentro di sé delle risorse, delle potenzialità che non sappiamo di possedere fino a che non hai necessità di tirarle fuori. E questo vale banalmente l'esempio che ho fatto di non essermi ammalato, ma potrei estendere il discorso. E quindi io ho fiducia nell'uomo. Anche se di questi tempi è difficile avere fiducia nell'uomo, vedere che cosa l'uomo è in grado di fare, la cattiveria, l'odio, ma nonostante questo l'uomo ha dentro di sé tutto quello che serve per essere autosufficiente. E io non credo che dobbiamo cercare qualche cosa oltre l'uomo per poter essere degli uomini morali, uomini etici, per potersi comportare, per cercare il bene in qualche maniera. Penso che abbiamo tutto quanto quello che ci serve già dentro di noi. Sai qual è la mia visione musicale? Che dietro a tutto quello che tu ci stai raccontando, però questa è la mia. Vai, no. È come dietro a... le bionde trecce di occhi azzurri, no? Dietro a Battisti c'è Mogol, quindi dietro a Luca, dietro a quello che tu dici, ci sono autori nascosti. Comunque, volevo farti questa domanda, che è delicata. Vai. Ma perché mi metto nei tuoi panni? In tutto questo viaggio, ti sei mai innamorato? Della vita. Thank you.
messaggio al 393 61 62 636, oppure telefonare in diretta allo 010 30 71 203. E noi continuiamo con le domande al nostro ospite. Visto che prima hai menzionato, no, i posti che tu, cioè, hai attraversato ghiacciai, quindi deserto, cioè, il posto più bello dove guidare la Vespa? Questa è una domanda che mi viene fatta spesso e a cui faccio fatica a rispondere. In generale la gente mi chiede sempre qual è il posto più bello, il posto più brutto, l'esperienza più bella, l'esperienza più brutta. Aspetta, aspetta, i genovesi ti domandano quanto hai speso. Quanto hai speso? Anche questo. Non solo i genovesi, sì. Se posso. Io ho cercato di evitarla quella domanda lì, quindi non ti chiederò quanto hai speso, eh? In generale penso che noi siamo abituati a ragionare in una maniera per cui ci viene facile o necessario classificare, ed è un tipo di ragionamento che va benissimo sotto alcuni aspetti, quello lavorativo per esempio, ma non è proprio quello adatto per raccontare un viaggio. Per questo faccio fatica a dire qual è il più bello o l'esperienza più bella, più brutta. Certamente ho attraversato posti di una bellezza indescrivibile, che non ci sono, raccontaci, non ce ne sono parole. Il Nepal, che è incorniciato tra le montagne più alte, più belle e più potenti, e questa, ci sono dei posti che trasmettono delle vibrazioni che non si possono raccogliere con una fotografia. Quello che trasmettono quando ti trovi davanti un posto portentoso come la catena principale dell'Himalaya non si riesce né ad acchiappare con una fotografia, né tantomeno a raccontare con le parole. Il deserto dell'Australia è un posto straordinario. L'Australia è un continente morfologicamente, geologicamente completamente diverso da tutto il resto del mondo. È un continente fossile, un continente piatto, senza montagne, un continente dove da milioni di anni non c'è attività vulcanica, attività tellurica. È un continente, è il continente rosso. Tutti quanti, se pensiamo al deserto dell'Australia, se abbiamo visto qualche foto, abbiamo l'idea di questo colore predominante rosso. Il rosso è il colore dell'ossidazione, e quello che è la ruggine, il ferro fa la ruggine e fa quel colore rosso. L'Australia è un continente talmente antico ed è talmente uguale a se stesso da milioni di anni che ha fatto la ruggine, è rosso perché è ossidato. Non ossidano solo i metalli, ossidano anche le rocce, ed è straordinario trovarsi lì perché è tutto diverso, il colore del cielo è diverso, la forma delle nuvole è diverso, gli animali, le piante, è veramente un posto straordinario. Quindi avrai anche incontrato animali feroci? Sì, non ho avuto, diciamo, incontri pericolosi, li ho visti, ma non ho avuto momenti anche spaventosi. Anche perché te poi cosa facevi? Acceleravi con la Vespa? Sì, esatto. Quindi ti defilavi subito, tranquillamente. Un altro posto straordinario che ho visto è in Sud America, l'altopiano che sta immediatamente alle spalle della cordigliera delle Ande, l'altopiano che racchiude la Bolivia e parte del Perù, il territorio dell'antico popolo Inca, tanto per intenderci. Anche lì sono posti dove esserci dentro innanzitutto esserci dentro è un privilegio. Esserci dentro con un mezzo con cui sei partito da casa tua e ti rendi conto di quanta strada hai fatto per arrivare lì è qualcosa che è veramente bello. Non trovo le parole per dirlo, però man mano che il mio viaggio andava avanti avevo la percezione della distanza che avevo messo alle spalle tra me e la partenza, e trovarsi in posti così straordinari, così belli, con la stessa Vespa con cui dicevo io ci sono partito da casa mia con questa Vespa e sono arrivato qui, era un'emozione continua ed era un premio che non sempre poi sei in grado di apprezzare in quel momento lì, però quando ti coglie un attimo la percezione del perché sei lì, di come ci sei arrivato e ti godi tutto quello che hai, il circostante che hai in quel momento lì attorno, sono emozioni forti che valgono il prezzo del biglietto. Ce l'hai scritto negli occhi veramente mentre lo racconti, perché è bellissimo ascoltare.
è bellissimo anche vivere quello che ci stai facendo vivere in questo momento. Ce l'hanno scritto anche da casa, posso leggerti un messaggio? Ciao, avete come sempre arricchito la radio di una così grande esperienza, grazie infinite. Ha fatto un percorso bellissimo, Luca. Complimenti. Grazie. Valentina. Grazie. Grazie, Val. La tua Vespa. Che è qua fuori, eh? Sono in radio con la Vespa. E allora dopo. L'hai amata? L'hai anche un po' odiata in questa Assolutamente giornata. Sì. La gente tende a pensare che io ami senza condizione, oltre ogni limite, questa Vespa, ed è senz'altro vero. Se penso a quello che ha sopportato per me, è stato, come ho detto prima, difficile per me, ma molto più difficile per lei. È stata la mia unica compagna, quindi parlavo come una persona e lei mi rispondeva. E quindi abbiamo senz'altro sviluppato questo rapporto strettissimo, e guai chi me la tocca. Ma questo non esclude che io l'abbia insultata pesantemente più di una volta, quando soprattutto quando mi abbandonava in momenti che non si doveva, in momenti in cui mi metteva in seria difficoltà. E io la minacciavo in particolare che se per qualche motivo non fosse stata in grado di riportarmi a casa, la mia paura era che dovessi abbandonarla in qualche maniera. Se si fosse fermata nel deserto dell'Australia, non puoi chiamare il carro attrezzi per venirtela a recuperare, ti tocca abbandonarla lì. Io avrei probabilmente chiesto un passaggio per ritornare, ma un conto è trovare un passaggio per te stesso, un conto è qualcuno che ti porta via la Vespa. Comunque, qualunque cosa fosse successa che mi avesse obbligato ad abbandonare la Vespa, io le dicevo: io non ti lascio, non ti abbandono, semplicemente io ti brucio. Avevo la benzina e l'avrei cosparsa di benzina e bruciata come lezione per non essere stata in grado di compiere l'impresa. E chi mi conosce bene sa che sarei stato in grado di farlo. Ma non è stato necessario, fortunatamente. Invece, bene. Amore in giro, ne hai visto? Come dice una canzone bellissima, quanto amore ho visto in giro. Ne ho visto tantissimo, e ho visto i bambini che sono il tesoro vero del nostro pianeta. Ho visto bambini da tutte le parti e loro sono la declinazione migliore dell'amore. Di De Gregori, che come si chiama? La testa nel secchio, e anche questa è una canzone che mi ha accompagnato durante la preparazione del viaggio, perché è una canzone che parla per immagini, parla per flash, e molti di questi sono relativi al viaggio, e è una canzone molto significativa per me. Com'è significativo il messaggio che è arrivato? Ciao Don, ciao Angelo, ciao. Luca. Dopo aver sentito alcuni pezzi di mondo raccontati in modo coinvolgente, so che il mio sogno del viaggio in solitaria a piedi a Santiago di Compostela, che prima o poi farò, è più leggero. E ti auguro di metterti in condizione di riuscire, perlomeno a provarci. Riuscire non è così importante, quello che è fondamentale è provare. E allora grazie Piero. Questa canzone è anche per te. Spesso parlato e raccontato il ritorno a casa, casa mia, ma qualche stato ti ha detto e fermati qua? Come no? mi sono trovato più di una volta in stati in cui dicevo: questa potrebbe essere casa mia, io qua potrei vivere. E vite molto diverse da quella che facciamo noi in Occidente, non voglio dire migliore o peggiore, semplicemente diversa. Quello che spesso manca come prospettiva a chi non viaggia è la percezione dell'alternativa, cioè che un'altra vita è possibile, nel senso, a noi sembra scontato che il percorso classico di un uomo sia quello di studiare, fidanzarsi, sposarsi, fare dei figli, una famiglia, aspettare la pensione, bla bla, ed è una cosa che va benissimo. Chi viaggia riesce a capire che
non solo c'è questa possibilità, ma esistono altri tipi di vite e sono possibili, non sono chimere o utopie, perché io le ho conosciute queste persone, ci ho parlato come sto parlando adesso con voi, ed è una tentazione che ho vissuto più di una volta. Un altro messaggio per te. Ciao Don, ciao Angelo, volevo chiedere ciao a Luca se ha preso delle multe per eccesso di velocità. Davvero complimenti per la tua impresa, sicuramente hai raccolto tanti complimenti per eccesso di coraggio. Ciao Brad. Paradossalmente non ho preso alcuna multa, questa è la prima buona notizia. Paradossalmente sono stato sgridato dalla gendarmerie francese quando ero praticamente ormai arrivato a casa, perché io viaggiando verso est, la Francia è stato l'ultimo paese prima di rientrare in Italia, e la polizia mi ha fermato e voleva farmi uscire dall'autostrada perché andavo troppo piano. Era un pezzo, c'era molto vento, la Vespa con i bagagli fa un po' da vela, io non potevo fare più dei 60-70 all'ora, e mi hanno obbligato ad andare praticamente con l'acceleratore al massimo per 30 km, e io li vedevo nello specchietto, dicevo si leveranno adesso dietro di me, sì volevano, non ci credevano, che io gli dicevo posso fare 90 all'ora, andavo più piano per risparmiare il motore, e loro mi hanno detto facci vedere che puoi fare i 90 all'ora, e mi sono venuti dietro per un bel pezzo e non si levavano più, ed è stato un po' paradossale, la polizia che mi ha spinto ad andare più forte di quanto non facessi. Questo è il momento appunto dell'ultima domanda, che era proprio quella che si riferisce a te stesso. Tu praticamente, ritornato da questo lunghissimo viaggio del giro del mondo in Vespa, sei ritornato sempre uguale come eri prima, come quando sei partito, o Luca in effetti è cambiato? Un viaggio di un anno non può non cambiare, però io credo di essere cambiato molto meno di quanto la gente immagina, la gente sospetta, e i cambiamenti sono a un livello più basso rispetto all'umore, il carattere, cioè quelli più facilmente percepibili. Io sono cambiato, ma a un livello più intimo, più profondo. In generale, per chi mi conosce, io sono sempre lo stesso. Al massimo mi dicono sei un po' più tranquillo, un po' più riflessivo, ma sono sempre lo stesso. Non mi vedono straordinariamente diverso da prima che partissi. Io credo che il regalo più grosso che mi abbia dato il viaggio è la forza. Io non ho più paura di nulla, ho imparato a capire che non esistono, solo la morte, non c'è rimedio. È un modo stupido, ma per esprimere un concetto importante, non ci sono soluzioni, non ci sono situazioni senza soluzione, non ci sono tunnel senza via di uscita. A patto di continuare a provare e impiegare tutte le forze e le risorse che noi abbiamo, non c'è nulla di irrisolvibile, e questo viaggio mi ha tolto la paura e mi ha dato tanta forza, e questo è il regalo più grosso e il cambiamento più grosso che mi ha indotto. Ma come ho detto, non è un qualche cosa che si avverte chiacchierando al bar prendendo una birra. È un cambiamento più profondo, più meno evidente, ma molto interiore. Non per questo meno deciso, meno radicale. Sicuramente molta gente si aspetta che dopo un viaggio del genere tu debba in qualche maniera tornare stravolto, comunque completamente diverso da quello che eri. Questo è un po' un luogo comune, molte persone mi hanno fatto capire che l'aspettativa della gente rispetto a un viaggio lungo così è questo. E credo che sia legato anche all'età, cioè fare un viaggio a 20 anni non è come farlo a 36, e poi chiaramente alle esperienze, al progresso che ciascuno di noi ha. È come il fusto di un albero che finché è giovane si può facilmente modificare e fare modificare la forma dello stesso, ma quando l'albero invece è più maturo, il tronco è già formato, la sua forma è quella lì. Io faccio un po' questa analogia. E
e oltretutto non è non si viaggia per cambiare, almeno io non sono partito per cambiare me stesso, io sono partito per non impazzire, sono partito per salvarmi, ma non per cambiare. E per realizzare il sogno che tu assolutamente volevi. Sì. Desiderati. Sì. Io vorrei salutare Michela, che è una cara amica di Radio Frenote, è, insomma, protagonista assoluta in tanti spettacoli, che quando ha saputo che tu eri qui mi ha scritto: il figlio della mia maestra. È vero. Quindi, salutando Michela, volevo farti quest'ultimissimissima domanda: ma la tua mamma quando sei partito? Non era entusiasta, per usare un eufemismo. Non era contento nessuno tra le persone a me intorno, e talmente non erano contenti che qualcuno non mi ha aspettato, e non è una cosa che io possa biasimare, però io sono partito contro tutto e contro tutti, sono partito per egoismo, o qualcuno lo dice che è meglio chiamarlo amor proprio, ma ripeto, per me non era una scelta, ma una necessità. Sono partito contro il parere di tutti. Così sono partito per un lungo viaggio, lontano dagli errori e dagli sbagli che ho commesso. Questa è una canzone molto significativa del mio ritorno. Marco Mengoni non è uno dei miei cantanti preferiti, ma questa canzone ha descritto molto bene degli stati d'animo che io ho vissuto sulla mia pelle, sia durante ma soprattutto dopo il viaggio, il mio rientro. Il viaggio ha un costo, ha un prezzo, ma non è quello economico. Io ho dovuto pagare un prezzo alto al mio viaggio, ma non ho mai avuto neanche per un istante la tentazione di rimpiangere o di pentirmi di quello che ho fatto. Tornassi indietro rifarei esattamente le stesse scelte. Io non avevo, per me non era una scelta, era un percorso obbligato. Però questa canzone ha beccato alcuni stati d'animo che per me sono, ha centrato il segno, sono stati, li descrive molto bene. Ce ne andiamo ad ascoltare. Radio Fra le Note non poteva iniziare il suo terzo anno di vita in modo migliore, con questa grande testimonianza di vita. Grazie a tutti voi. Francesca. Angelo, su? Sono contentissimo, veramente, perché la sua testimonianza io credo che abbia illuminato tanti, religiosi e non ha importanza, però che abbia toccato veramente il cuore di molti ascoltatori e che poi avranno anche la possibilità di riascoltarla, perché alle 23 noi posteremo già una replica. Sì, è così bella. È così bella, e dobbiamo dare l'opportunità anche a altri che magari per un problema o per un altro magari non sono riusciti a sentire questa diretta. Quindi c'è la possibilità di riascoltarci poi in replica. Grazie Luca. Grazie a voi. Grazie. Lasciaci un'ultima accelerata all'anima. Sì. Io ringrazio voi dello spazio che mi avete dato, e a me fa sempre piacere chiacchierare del mio viaggio, perché mentre guidavo, mentre viaggiavo, passavo ore in sella, mi immaginavo al mio ritorno una valanga di domande che la gente mi avrebbe fatto, e così non è stato. La gente tende a chiedermi qual è il paese più bello, il paese più brutto, come dicevo sì, prima, quanto hai speso e fine, e poi mi comincia a parlare del Genoa, della Sampdoria, e credo che non sia facile neanche fare domande. Questa è una cosa che ho imparato al mio ritorno. Però a me fa piacere quando invece ho la possibilità di raccontare un po' più diffusamente e con tranquillità e fuori dalle classiche domande quella che è stata per me un'esperienza straordinaria. Grazie, noi ti ringraziamo veramente di questo momento.
domani ne parleremo ancora, mi sa, all'interno del discoratorio. Credo che... Per un po'. Sì, sì, veramente, perché sei stato... Sei stata una luce sul nostro cammino. Abbagliante. Sì. Grazie davvero. Grazie a voi. E allora, un viaggio meraviglioso, ma una persona umile. Proprio umile. Potrei proprio dire così, che Luca è sempre lo stesso. C'è chi ama la sua terra.